Brunella Tocci. Miss Italia 1955. È stata proclamata vincitrice di Miss Italia a Rimini, la calabrese 18enne Brunella Tocci. Tanto bella quanto decisa, e con le idee molto chiare già da subito, puntualizzò immediatamente di non essere affatto interessata a fare cinema, infatti rifiutò di firmare un contratto che le avrebbe dato la possibilità di girare 3 film. Brunella aveva in mente un'altra carriera, voleva fare la giornalista. Amava scrivere e voleva farne la sua professione. Scrisse un romanzo già alla tenera età di 8 anni, palesando ben presto quale fosse la sua indole. Scrisse la cronaca della sua vittoria a Miss Italia, sul giornale di proprietà di uno zio. Raggiunse una buona popolarità facendo la valletta al musichiere di Mario Riva, ma nel frattempo si impegnò per coronare il suo sogno di fare la giornalista. Finalmente riuscì ad entrare nella redazione della RAI, dove intraprese una lunga carriera durata 30 anni, ricoprendo il ruolo di vice responsabile della cultura al TG2. Rimasta vedova di Pio De Berti Gambini, Brunella vive in Umbria.